Le infezioni dovute all'HPV sono delle infezioni piuttosto frequenti e che comportano diverse patologie tumorali e non tumorali. Quando si iniziò a studiare questo problema, intendo dire quello della prevenzione delle patologie HPV correlate, ci si concentrò soprattutto sul tumore della cervice uterina, perché questo fu il primo evento, il primo tumore per il quale era stata dimostrata la correlazione con il virus dell'HPV. Gioco forza e i vari studi clinici effettuati per dimostrare l'efficacia dei vaccini si orientarono ed ebbero come endpoint appunto il tumore della cervice uterina. Sono passati però oggi diversi anni ed è evidente, ormai è provato, che le patologie HPV correlate sono più numerose, riguardano la maggior parte di esse la sfera genitale, ma ce ne sono diverse ed alcune che riguardano anche l'orofaringe, secondo le modalità appunto tipiche di trasmissione di questo virus. Per cui oggi una prevenzione dell'HPV non significa soltanto pensare a prevenire i tumori della cervice uterina, ma anche tutte le altre patologie HPV correlate di tipo tumorale, ma anche quelle molto frequenti non tumorali, come sono appunto i condilomi. Oggi poi il vaccino non è soltanto indicato per la donna, ma anche per il maschio, per la popolazione maschile, dove la frequenza di queste patologie è molto elevata. Parlo in particolare dei condilomi, patologie frequentissime, ma anche tumori come il cancro dell'ano e il cancro dell'orofaringe. E il vaccino si è dimostrato efficace anche nei confronti di alcune di queste patologie e per questo motivo oggi è in effetti indicato anche nella popolazione maschile. I programmi vaccinali anti-HPV sono per ora dedicati nella stragrande maggioranza dei paesi soltanto alle donne, ma con l'arrivo delle indicazioni anche per il maschio probabilmente andranno anche in Europa a orientarsi verso un'offerta per entrambi i sessi. Già negli Stati Uniti, da poco tempo, pochi mesi, il vaccino infatti è raccomandato indifferentemente sia per il maschio che per la donna, così come anche in altri paesi considerati evoluti dal punto di vista della sanità pubblica, quali l'Australia ed il Canada. Ed alcuni paesi europei stanno iniziando infatti a ragionare in questi termini. Le raccomandazioni vigenti in Italia per la vaccinazione anti-HPV per ora si rivolgono alle ragazze dodicenni e che vengono praticamente vaccinate in tutte le regioni italiane in accordo a questo programma vaccinale. Alcune regioni offrono il vaccino attivamente e gratuitamente anche ad altre coorti di età. Di fatto però questa fu una scelta di sanità pubblica legata al fatto che tanto più precocemente il vaccino viene somministrato, tanto più è efficace. Ciò non toglie però che il vaccino è indicato nella donna fino a 45 anni e nel maschio fino a 26 anni, quindi le indicazioni vanno oltre l'età appunto dei 12 anni di vita, e perché il vaccino in ogni caso può comportare dei benefici di tipo epidemiologico, ma di tipo clinico per l'individuo, anche in queste altre fasce di età.